Io l'ho detto in diretta, non è stata una bella partita, non ci siamo divertiti. No, non è stata una bella partita, però abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, secondo me. Forse all'inizio abbiamo un pochino pagato la tensione, che ci può stare, un cambio d'allenatore comunque per la squadra è una fase, uno scossone, che magari un pochino nei primi minuti abbiamo sofferto. Loro sono una squadra molto di gamba e quindi ci hanno messo in difficoltà, però credo che nella ripresa, se avessimo fatto gol, non ci sarebbe stato nulla da dire. Nel primo tempo, come diceva lei, amministratore, evidentemente qualcosa a livello mentale che non vi ha permesso ovviamente di sviluppare azioni importanti. Nel secondo forse De Feudis ha toccato le corde giuste, non solo a livello tattico ma anche sotto questo, sì, sotto questo punto di vista, perché ovviamente la squadra è sembrata completamente diversa, lì davanti però non si fa mai male, spesso e volentieri. Secondo tempo la squadra era più libera mentalmente, appunto lo dicevamo prima, all'inizio il primo tempo un pochino eravamo bloccati, loro ci hanno aggredito, sono stati forti, c'è anche un avversario, questo è un campo importante, in erba, noi siamo abituati a giocare sul sintetico, quindi però nel secondo tempo io ho visto i ragazzi liberi mentalmente, davanti non abbiamo segnato, no, siamo tornati a non prendere gol. E adesso Michele avrà 7 giorni, avrà la settimana piena, perché ricordo che lui ha allenato 3 volte, quindi insomma non si può pretendere i miracoli in poche ore. Avremo la settimana piena, giocheremo nel nostro stadio, quindi insomma noi penso che riprenderemo la marcia. Le chiedo, amministratore, se la sua idea è condivisa ovviamente dalla società o a questa squadra, già oggi si chiedevano risposte, non dico definitive, però insomma importanti. Ma noi le risposte le chiediamo tutte le domeniche. L'Aquila 1927, lo sapete, gioca per vincere ovunque e dovunque, però appunto insomma, no? C'è bisogno di, ci sono gli avversari, ci sono le difficoltà che noi oggi abbiamo affrontato dignitosamente e avremo adesso tutto il tempo per proporci domenica e poi anche per capire verso dicembre come e dove intervenire se necessario. Ecco, questo è importante, quest'ultimo messaggio. Pronti ad intervenire, a correggere eventuali errori e dar man forte a questa nuova guida tecnica. Lorenzo, tu ci segui da tanto tempo, sai che questa società non si è mai tirata indietro, quando c'è stato bisogno di intervenire siamo intervenuti, l'abbiamo fatto senza lesinare impegno e spese, se necessario e dove sarà necessario lo faremo, fermo restando che la fiducia nei confronti di questo gruppo di calciatori, di tutta la rosa, è massima ancora in questo momento.